febbraio 1970 muore Bertrand Russell. Nato il 18 maggio 1872 a Ravenscroft, nel Regno Unito, laureatosi in filosofia e logica a Cambridge, nel 1908 inizia la carriera di docente universitario. In campo logico-matematico, Russell sviluppa il paradosso che porta il suo nome, confutando le teorie che riducono la matematica alla logica. Convinto pacifista, Russell paga durante la Prima Guerra Mondiale la sua convinzione con il carcere e l'allontanamento dall'insegnamento. Nel 1950 viene insignito del Premio Nobel per la letteratura in riconoscimento ai suoi vari e significativi scritti, nei quali egli si erge a campione degli ideali umanitari e della libertà di pensiero. Bertrand Russell, il più grande filosofo vivente inglese, pensatore, riformatore sociale, premio Nobel per la letteratura, compie 90 anni. Nell'arco di un'esistenza che abbraccia quasi un secolo, Russell non è mai stato fuori dalla mischia. Ha sempre partecipato agli avvenimenti e alle idee che hanno modificato le strutture delle società e la faccia della terra. Non è mai stato chiuso nella Torre d'Avorio dei filosofi. Fin da quando conosceva Gladstone e insegnava a Bernard Shaw ad andare in bicicletta. Gli uomini a 90 anni di solito sono sereni, distaccati, conservatori. L'uomo segue una parabola di questo genere. A 20 anni ha un brivido rivoluzionario, a 30 comincia a essere moderato, a 40 talvolta è un reazionario. Lord Russell ha seguito una parabola completamente opposta. Come è avvenuto questo, Lord Russell? How did it happen? It happened through a change in the general direction of world. È avvenuto come conseguenza dei mutamenti del mondo. Da giovane non ero affatto un ribelle. C'erano diverse cose che volevo cambiare, ma sembrava che il mondo stesse muovendosi nella stessa direzione e che la semplice propagazione degli ideali potesse bastare a farlo procedere in quel modo. Ma quando scoppiò la guerra nel 1914, il mondo si incamminò su un percorso opposto, che ha sempre seguito da allora. Sono stato costretto dunque a divenire un ribelle in seguito al rovesciamento del corso degli eventi mondiali. Lord Russell, lei sarebbe infelice se non avesse qualche cosa contro cui ribellarsi. Oh no, sarei soddisfatto se non avessi niente contro cui ribellarmi. Sono stato costretto ad esserlo e non mi piace. Che cosa pensa di aver concluso nella sua lunga esistenza? Ebbene, ho compiuto una riforma nella logica matematica. Ho contribuito a varie cause, alcune delle quali hanno trionfato. Mi stava molto a cuore l'uguaglianza dei diritti femminili e questo è stato ottenuto. Volevo una maggiore liberalità nelle leggi sul divorzio e qualcosa è stato fatto in questa direzione. E naturalmente, negli anni più recenti sono stato interamente impegnato nella propaganda antinucleare. E in questo senso, benché non abbia avuto alcun successo per quanto concerne il governo stesso, penso tuttavia di aver contribuito a creare un movimento che va facendosi sempre più potente.